Terza puntata, Porto Corsini, Bagnosteria Tariffa. Special guest di questa puntata è Laura Rambelli, artista, non dico affermata, ma tosta, eh? Tosta, fa land art, pittrice, fa yoga, figa. Non so se la stai inquadrando, ma è figa. Per l'occasione si è messa anche i tacchi. Però ha una gran sete. Vado a bere. Ciao! Ciao! Dimmi! Ma... il caffè, vorresti bere qualcosa? Vorrei bere qualcosa. Aperitivino? Anche dopo. After dinner? Sì, vai. Se no, qualcosa che... fresco, un po' estivo. Estivo, giugno. Ciliegia, c'ho un drinkino, una ciliegia nuovo, spacca. Vai, mi fido. Vado? Vai. Ok, perfetto, ci penso io. Allora, partiamo con la preparazione del nostro Tariffa Sansa. Tariffa Sansa, mezzo lime, pestato. Mettiamo due bar spoon di zucchero di canna. Facciamo il nostro pestato qui, zucchero e lime. Mischiamo un po' per sciogliere lo zucchero. Mettiamo 4 cl di tequila blanca e spolon 100% agave. Ne scendiamo un altro po'. Aggiungiamo ghiaccio Sun Ice fino a colmare il nostro bicchiere. Prendiamo la bibita un po' più spiritosa con un po' di ginger beer, gli diamo freschezza e un po' di piccante, ginger beer della Cortese che contiene anche un po' di peperoncino. E andiamo a chiudere. Prima di andare a chiudere il nostro drink, misceliamo gli ingredienti, mischiamo. Aggiungiamo un altro po' di ghiaccio, è importante che il bicchiere sia sempre pieno, così il nostro drink non si diluisce. E chiudiamo il drink per dare l'effetto del tramonto con un liquore alla ciliegia. Per abbellire il tutto, solito rametto di menta che l'estate fa sempre colore. Una fettina di limone disidratato. Ecco qua, questo è il nostro drink di giugno a base ciliegia. E per dargli proprio il tema di giugno, per chiudere bene, una bella ciliegia. Sempre una marasca, così, una bella ciliegia marasca, che oltretutto è buonissima e da colore. Questo è il nostro drink di giugno, ragazzi, provatelo. Stai attento,
Non scappuzzare, eh? No, no, rimango dritto, però fammi stare sulla passerella fino a che posso. Ok. Ok. Eccomi qua. Abbiamo messo un po' di tempo perché devo preparare anche questa sera. Ma solo per questa sera. Aspetta. Wow! Cioè, te l'abbiamo abbinato a una tartare di tonno. Grazie. Con una crosta sopra di pomodorini secchi, capperi e olive. Questo dovrebbe essere l'abbinamento del drink estivo. Okay. Il drink abbiamo fatto, come dicevamo prima, un drink di giugno, base ciliegia, quindi un liquorino alla ciliegia, ginger beer, spirito di base tequila, su un sour di zucchero e lime. Perché questo, giugno? Perché a giugno si raccolgono le ciliegie e quindi abbiamo deciso di lanciare il drink alla ciliegia. Grazie. E pensavamo che potesse stare molto bene con quella tartare di tonno lì che me la mangio io. E qui puoi chiudere. Mi dimenticavo, il cocktail puoi gustarlo senza mischiarlo e quindi partendo da sotto con le cannucce che senti prima il sapore del liquore alle ciliegie insieme agli altri ingredienti, o se no puoi partire da sopra e sentirai soprattutto lo zenzero. Grazie. Questo è come puoi gustare. Mischi tutto e senti tutto assieme. Grazie. Buona serata. Grazie. Sento il calore dell'alba. Il rosso della ciliegia. E l'atmosfera dell'inizio dell'estate. Giugno. Troppo dolce per quel che mi riguarda, ma molto buono. Troppo dolce. Zenzero, bello lo zenzero. Ginger beer top. Qui ci dà un bel... Piace. Estivo, colore. Colore ci sta. Gli ho messo tante ciliegie per far vedere solo il rosso. La ciliegina dov'è? Brava. L'occhio vuole la sua parte. Tira fuori quella marengo, boh. Qui stiamo qui, mancano un po' le basi. Sai che stia scherzando, no. Sotto spirito. L'hai tipo sfidato. La ciliegina era bella quella proprio naturale. L'hai sfidato, becca fino alla ciliegina. Tantissima. Deve cambiare un po' di colore in... Cavo il giallo. No. Sì, anche perché no, giallo... ci sta il giallo, ci sta. Il sole. Sai due baffi ha dato giallo. Il sole, giugno. Ciliegina. Giugno. Nessuno giugno, la ciliegia, maggio, giugno, il durone del Tarif. Il colore delle labbra senza mascherina. Giugno, ma giugno. Giugno è un bel mese e la ciliegia significa che è il durone del Tarif quello lì. Ma cancella tutto proprio, eh. Cosa avrà voluto dire? Questo è il chakra, la prima non è mai buona. Il chakra si è sbloccato, si è sbloccato il chakra del durone. Adesso mischi tutto. Perfetto, il liquore che sblocca il chakra. Andiamo io. E giugno se lo butta proprio. Dolce. E ti rimane lo zenzero. La tequila la senti tanto? Zero. Tequila non si sente proprio. Non ho esagerato. Tequila non si sente, vuol dire che è il cocktail che frega. È il cocktail che frega. No, no, non gliela ha messa la tequila. È un sega ginocchio. No, dici. Cioè, se adesso ti guardi in tasca, non hai il portafoglio, perché è un non cocktail. È il cocktail che frega. Non viene sempre. È il cocktail che frega. Va bene, allora. Guarda, non ho più soldi! Cioè, prima avevo 50 euro in tasca! Io non gli avevo è neanche un cocktail che frega! Non gli avevi neanche! È una roba incredibile! Cioè, un cocktail che frega! No, mi raccomando che si riprenda, perché dopo non voglio andare a casa che non ci siano riprese. Il problema è, vi riprendete voi da quello che avete bevuto? Devi vedere lì se va avanti. Aspetta un attimo. Io devo vedere se va avanti. Terza puntata di Cocktail in Sanais. Prova a dirlo. Cocktail in Sanais. Vuoi dire qualcosa te intanto? Mi fido. Attenzione! Questa non andrà nella puntata, no, non andrà in onda probabilmente. No. Mi ha inventato un nuovo format che sarà rivoluzionario. Il bere flat. Ce lo dicono tutti, da Fastweb, Team. Ieri.
così come nelle telecomunicazioni, anche nel bere, per il vero alcolizzato puoi pagare flat, quindi tariffa mensile. Paghi un tot al mese, puoi bere tutto quello che vuoi. La mascherina. Tariffa mensile. Tariffa mensile fissa e bevi tutto quello che vuoi. Ok, questa possiamo anche proprio cancellarla dalla... Però prossimo anno secondo me dovresti andare da un chirurgo plastico, estetico, perché... cambiare i vostri connotati, perché dopo una roba così brutti con le barbe, ce lo so. Fate dei più brutti, dei più belli, perché non siete ancora abbronzati. Cosa sono? A differenza sua. Sono color del pollo. Che è una negretta. Alba Megretta, perché. Io però ho sete. Lei dirà, io però ho sete, da lì parti, la segui da dietro e poi al banco la segui di fianco e dirà. Sembra un registro porno quando parli così. Però. Ah, ma tutti i registi grandi sono nati da lì. Sono nati dal porno, mi faccio da fare. Va bene. Bene. Relax. Com'è? Come il tramonto. Tipo? Parte dolce e poi discende. Non scade nell'amaro, però.